Ciao ragazzi, oggi sposto il mio NIO sul mio Ledger Nano S, quindi già che ci sono registro questo video così magari può essere utile a qualcuno se deve fare la stessa procedura. Ok, per iniziare assicuratevi di avere la vostra versione del Ledger Nano S, cioè la versione del firmware del vostro Ledger Nano S, almeno la versione 1.3.1 o ad una versione superiore. Quindi lanciate il Ledger Manager. Controllate qua se avete una versione aggiornata. Se avete effettivamente una versione aggiornata, vi dovete installare questa applicazione qua, NIO. Io per installarla, dato che ho la memoria piena, mi vado a disinstallare un'applicazione, Bitcoin Cash in questo caso. Do la conferma dal Ledger. Ok, l'ha disinstallato e ci andiamo a installare NIO. Ok, ora dovete avere anche la versione del Neon Wallet o aggiornata alla 0.07 o una versione superiore a questa qua. Quindi vi recate in questo sito qua, cliccate su Neon Wallet e vi scaricate l'ultima release di questo wallet qua. Ora dal Ledger Nano S andate sull'applicazione di NIO e la lanciate. Vi scriverà Wake Up NIO. A questo punto lanciate dal vostro computer Neon Wallet e cliccate su Login using a Ledger. Ok, dice trovata l'USB con Ledger Nano S, successo, ok, clicchiamo su Usa il Ledger Nano S. Ed eccoci. Quindi questo qua è il vostro indirizzo pubblico per ricevere in NIO, in una transazione ve lo copiate e vi andate a trasferire in NIO, quindi in questo wallet. Io, dato che li avevo già comprati, l'ho messo nel Neon Wallet. Adesso sposto NIO dal mio Neon Wallet a un wallet gestito dal Ledger Nano S. Quindi torno nella home page, clicco qui dove avevo già il mio wallet salvato e digito la mia password per entrare. Una volta entrati nel wallet possiamo cliccare su invia, scegliete NIO, l'ammontare di NIO, io in questo caso ne sposto 40 e incollate qua ovviamente l'indirizzo pubblico del wallet gestito dal Ledger Nano S. Una volta fatto questo potete cliccare su Send Asset. Conferma transazione, sta processando e ok, la transazione è completata. Adesso ci andiamo a vedere se sono arrivati sul wallet gestito dal Ledger Nano S. Torno quindi qua, utilizza Ledger Nano S e infatti sono arrivati. Adesso ci andiamo a spostare anche i gas che avevo nell'altro wallet. I NIO ovviamente, come vediamo qua, sono stati spostati. Adesso rimangono da spostare questo 0,12 di gas. Quindi clicchiamo su gas, l'ammontare è 0.1281 e riconfermiamo l'indirizzo che è sempre quello precedente, quindi send gas, conferma. Entriamo nel nostro ledger e sono stati spostati qua. Ovviamente anche qua vale lo stesso discorso, non è che dovete tenere acceso il ledger 24 ore su 24, 7 giorni su 7, lasciate i vostri NIO dentro al ledger e continueranno a produrre i gas. Con questo video, ragazzi, è tutto. Spero che sia stato utile a qualcuno. Ciao!